Questa iniziativa è il funzionario nazionale Crisanus Santo Ielo, a cui passo il testimone. Grazie e grazie di essere qui. Io mi unisco ai ringraziamenti per l'amministrazione comunale, per il sindaco facente funzione Paolo Brunetti, per l'assessore Angela Martino, per il sindaco facente funzione della città metropolitana, il dottor Versace, Che lì. lì. Non posso fare altro che ringraziare i medici e gli specialisti e il personale qualificato e tutte le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa gratuita. È un'iniziativa importantissima e non dimentichiamo che abbiamo attraversato un periodo particolarissimo, che è stato quello del Covid, che ha lasciato danni pazzeschi, danni a livello muscolo-scheletrico, a livello alimentare. Sotto tutti i punti di vista, cioè diciamo che il Covid è stato determinante per la rinascita della prevenzione, perché la prevenzione è importantissima, però è sulla bocca di tutti, ma è difficile da fare. Noi ci auguriamo che la cittadinanza partecipi in massa, anche perché ci sarà la possibilità di interagire direttamente con delle persone preparatissime, dei medici preparatissimi che non possono fare altro che dare la possibilità di applicare la prevenzione. Concludo partendo dal presupposto che da soli si può fare poco, insieme si può fare tantissimo. Grazie a tutti. Nello specifico cosa accadrà sabato e domenica sul lungomare Falco Madama nell'area Parcheggio Nord. Nel dettaglio, la cittadinanza che si reca lì cosa potrà fare? Beh, sono previsti uno screening per la prevenzione del tumore al polmone con la dottoressa D'Agostino Federica Gilda, che è dirigente medico dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Papardo di Messina. È previsto lo screening per la prevenzione del tumore al colon retto con un centro di analisi che è presente anche in locandina, delle consulenze nutrizionali dietetiche con il dottore Emilio Chirinea, visto che è qui presente, la misurazione dei livelli di glicemia e della pressione arteriosa, delle consulenze fisioterapiche, posturali, massoterapiche. Abbiamo qui la dottoressa Maria Teresa Bozzaotra, abbiamo anche gli osteopati dottor Scipione Alberto, il dottor Vincenzo Calabro e ancora il dottor Vanzana Domenico e il dottor Serrano Francesco. Abbiamo la possibilità di fare delle visite audiometriche con misurazione dell'udito con i tecnici dell'Ampicon. Qui abbiamo presente in conferenza stampa la dottoressa Velardi Francesca e ancora consulenze di magnetoterapia, di ultrasonoterapia che saranno eseguite chiaramente dalla Crisanus e anche molto di più. Previsto uno sportello di orientamento psicologico con le dottoresse Lidia Praticò, presidente dell'associazione Equilibri Psicologici, la dottoressa Emanuela Magnano, che io ritengo siano qui con noi in conferenza stampa, si alzano la mano. E poi, come diceva l'assessore Martino, ci sarà tutta un'area informativa e di sensibilizzazione alla campagna sulla donazione del sangue con l'Avis Comunale di Reggio Calabria, sulla donazione degli organi, tessuti e cellule con l'AIDO Sezione Calabria. Qui abbiamo il dottor Nicola Pavone, che invito ad avvicinarsi perché vorrei che esprimesse anche un concetto sull'importanza e del perché ci siano queste realtà all'interno di una giornata di prevenzione sanitaria. Quindi si avvicinano nelle more. Poi avremo anche uno stand dedicato alla donazione del midollo osseo con l'ANPU di Reggio Calabria. Ancora saranno presenti alle giornate di prevenzione sanitaria anche l'ADSPEM, l'Associazione Donatori Sangue e Problemi Ematologici, l'AIL di Reggio Calabria Vibo Valentia, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e il Mieloma, e poi diversi farmacisti che io ritengo definire sentinelle della prevenzione, perché poi sono i primi interlocutori della salute per i cittadini a dare il proprio apporto all'evento, anche lo IOMI di Reggio Calabria, che sappiamo che svolge attività di cura, riabilitazione, ricerca delle patologie dell'apparato osteoarticolare con annessa attività di chirurgia e riabilitazione, e testimonial dell'evento, oggi non era presente perché era impegnato professionalmente, sarà il neurochirurgo dottor Romero Pecora, che è un medico chirurgo specialista in neurochirurgia ed esperto in patologia vertebrale. Nicola Pavone, faremo una grande attività. Grazie alla Crisanus per l'invito e complimenti all'amministrazione comunale con il suo sindaco per aver perorato questa iniziativa all'interno della nostra città.
Io qui rappresento sia l'AIDO, l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, sia l'AVIS Comunale, di cui sono il vicepresidente. È la donazione degli organi. La donazione degli organi è un tabù, perché molti cittadini non sanno ancora, e dobbiamo raggiungere questi cittadini, sono il 60%, che si possono donare in determinate condizioni gli organi post mortem. Ma questi organi possono essere donati anche da vivente, e quindi la donazione di questi organi, entrare in questo ordine di idee, che donare gli organi è un dovere civico da parte nostra, è un'opera gratuita che noi facciamo, consente ad altre persone di poter continuare a vivere tranquillamente attraverso questi organi che vengono donati. Questi organi che per noi non serviranno più, perché è trascorso un determinato numero di ore, e se ci sono le condizioni per poter fare i trapianti, questi organi possono essere trapiantati e va a continuare a vivere bene altre persone. Per quanto concerne questa iniziativa, i nostri volontari saranno presenti nello stand proprio per raccogliere le adesioni, ma soprattutto per divulgare questa cultura della donazione, che è importantissima, perché vede la Calabria tra gli ultimi posti in Italia per quanto concerne la donazione degli organi. Ultimi posti che però questo gap dobbiamo senz'altro superarlo, e lo possiamo fare attraverso queste iniziative che vengono organizzate anche dall'amministrazione comunale e che ci permettono di raggiungere i cittadini. Per la donazione del sangue, il nostro gruppo comunale è un gruppo molto, molto attivo sul territorio, ma è inutile dire che il sangue è un elemento che non si può riprodurre in laboratorio. Senza sangue, d'altra parte, non si possono fare i trapianti e non si possono fare tante attività negli ospedali senza il nostro apporto di donatori, di sangue. Io ringrazio ancora gli organizzatori e ripeto quello che ho detto poco fa: prevenire è meglio che curare. E gli stili di vita sono importanti anche per prevenire alcune patologie che si possono verificare in noi e che quindi poi potrebbero richiedere il trapianto di un organo. Quindi è veramente un grazie agli organizzatori, al sindaco e alla sua amministrazione per averci dato questa possibilità. Grazie a tutti. Presente sabato e domenica anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Reggio Calabria, aveva invitato la dottoressa Daniela Dattola ad avvicinarsi per meglio precisare cosa farà la Croce Rossa sabato e domenica nell'area Parcheggio Nord sul lungomare Falcomadale di Reggio Calabria. Buongiorno a tutti, grazie per averci invitato, grazie per questa bellissima collaborazione, perché è un modo pratico di fare prevenzione. Si parla sempre di prevenzione, ma così, lavoro per due. Mentre qui stiamo dimostrando realmente che le persone potranno venire ed essere aiutate gratuitamente. È una cosa meravigliosa. Noi di Croce Rossa chiaramente siamo con i nostri settori. Faremo vedere come fare un massaggio cardiaco, come sostituire una persona che si è amputata, per esempio, e i nostri ragazzi che daranno un aiuto anche ai bambini, ci sono i nostri giovani che faranno prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili. E abbiamo un po', faremo vedere un po' cosa fa il progetto dei cittadini, che si prodiga sempre per la prevenzione. È importante che veniate, veramente, perché è un'opportunità che non c'è tutti i giorni, e quindi vi aspettiamo. Grazie.